l'appuntamento di oggi è una conferenza stampa che abbiamo voluto indire come coordinamento provinciale, come gruppo consigliare in regione, gruppo consigliare in comune di Terni, per ribadire le posizioni di Forza Italia su delle tematiche importanti di questo territorio a livello regionale, a livello comunale, per rendicontare ai cittadini, alla stampa, ai media su quelle che sono le attività che stiamo intraprendendo in un momento dove in particolar modo il nostro capoluogo, come è ben noto, è afflitto da diverse criticità, prime su tutti quelle dei forti disavanzi e debiti e scoperti sul bilancio dell'amministrazione comunale che andremo ad esaminare e ovviamente noi a non votare la settimana prossima, sulle questioni ambientali che abbiamo approfondito recentemente nell'ultimo Consiglio Comunale con la Presidente della Giunta Regionale Marini, portando a casa un risultato di grande rilevanza per la tutela del territorio a livello ambientale, a livello della salute dei cittadini, sull'eventualità di andare a privatizzare o meno delle aziende partecipate, importantissime come l'ASMA, che è l'azienda che fornisce servizi ai cittadini, sulle quali noi non siamo a priori contrari come impostazione culturale, ideologica, mentale di Forza Italia, dei nostri eletti, dei nostri rappresentanti, ma sulla quale vogliamo avere grandissime garanzie, vogliamo verificare puntualmente le strategie, le modalità, anche perché siamo abituati ad attività precedenti, vedi quella dei servizi per il trasporto regionale, sulla quale Terni ha avuto delle penalizzazioni importanti, non vogliamo che questo si ripeterà.